Eccoci al capitolo finale di questo racconto, la gara. 15 settimane di allenamenti con lo scopo di alzare il mio livello di corridore sotterrato, aiutato dai consigli di coach Francesco Puppi. 15 settimane per capire se c'è margine di miglioramento dopo 15 anni di corsa in Eccomi montagna. qua alla partenza del trail Andersen. Qui c'è Davis Ciao che ragazzi, vi saluta tutti. Le Sperantinitube, grande, grande. sensazioni dopo tutti questi allenamenti sono ottime e i PR su Strava lo confermano. Stessa gara dell'anno scorso, che avevo corso in 7 ore e 41 minuti, tempo più che migliorabile perché era la prima ultra dopo la mia pausa triathlon. Non girerò per cui il solito filmato per descrivervi la gara, l'ho già fatto l'anno scorso, se volete vederla la troverete nella lista dei miei video. Il focus di oggi dunque è sulla prestazione, per cui pochi shot solo in alcuni punti del percorso per farvi capire come sto procedendo. Sta piovendo, ma sarà una giornata col tempo variabile, per cui dai, diciamo che va bene, siamo a febbraio, poteva essere peggio, Esatto. Un grazie a tutti i ragazzi dell'Atletica Levante che come ogni anno si sbattono per organizzare questa bellissima ok? Tu manifestazione. che gara fai? A 22. Va bene, dai, Dai, prossimo sì. anno. No, perché poi c'è quella di Lerici. Quella di Lerici, grazie, l'ho vista dopo troppo tardi, me l'ho iscritto a questa. E poi al Campo dei Fiori 3, per cui ce l'ho due già, è la terza e Molto mezzo. vicine. Vabbè, dai. Mi Buon divertimento a tutti! sono preparato la solita tabellina con tre tempi di riferimento analizzando due runners. Uno con un tempo di 6 ore e 59 minuti, che sarà il mio target minimo. L'altro da 6 ore e 34 minuti, un tempo finale forse un po' troppo ottimista, ma. Il terzo riferimento è 6 ore e 50 che ho calcolato io facendo una media tra i tempi dei due runners. E mi sembra che se tutto andrà bene, come deve andare, è alla mia portata. Il loro cuore a portare a termine questa settima edizione dell'Andersen Trail, 46 km, 2400 metri di Prima dislivello fila positivo. tra gli Quando elite. al cronometro mancano 3 minuti alla Con partenza. un tempo sotto le 7 ore dovrei inoltre andare a podio di categoria. In quale posizione? Vedremo. 4, 3, 2, 1 ed è partita questa edizione numero 7. Un bel saluto ragazzi! In lontananza si sentono qualche tuono, però tutto sommato non fa freddo. Terreno un po' viscidello, sui gradini si cammina e poi si corricchia. Primo checkpoint raggiunto. 470 metri di dislivello accumulato, 43 minuti in vantaggio sul tempo target, in svantaggio sul runner da 6 ore e 59, vedete dalla casella colorata di arancione, in vantaggio sul runner da 34 minuti, casella colorata in verde. 43 minuti, vado su tranquillo, purtroppo la fascettina cardio l'ho dimenticata a casa, ma per fortuna mi sono abituato a seguire le mie sensazioni e diciamo che per adesso sto correndo a RP5, un'andatura da diesel, per riservarmi all'ultimo le energie. Discesa complicata sul fango,
ho già visto cadere una ragazza, meglio non rischiare troppo, però cerchiamo di andare giù lo stesso con una certa velocità. Discesa, passata incolume con una discreta velocità, è una delle più belle discese da fare in un trail, veramente bella, anche con la pioggia al suo perché, veramente bella, mi sono divertito. Qua siamo sulla spiaggia, secondo checkpoint, diciamo che siamo nei tempi. Passati 9 km, in vantaggio di 5 minuti sul target, in svantaggio di 1 minuto sul runner 1, in vantaggio di 8 minuti sul runner 2. Tutto molto bene, purtroppo le scarpe sono zuppe, compreso anche il mio abbigliamento. Vediamo, qui non smette di piovere. Comunque, andiamo avanti. Terzo checkpoint, Parco Mandela. Un'ora e 16 minuti in vantaggio di 4 minuti sul target. Un'ora 16 e 30. Sempre in vantaggio sul target. Sto andando a un ritmo sostenibile, non troppo forte, ma però molto buono. È uscito fuori il sole, tra un po' mi toglierò la giacchina. Quinto checkpoint. Sono 8 minuti in anticipo sui tempi. Adesso il vantaggio sta aumentando e sta aumentando anche sugli altri due runner di riferimento. Non è che sto andando un po' troppo veloce, boh. Per adesso comunque sto andando. Via. Siamo arrivati a Trigoso, 19 km passati. C'è ancora il gruppone della 22. Checkpoint, Colle del Lago, 2 ore 48, in anticipo anche questo. 22 km, mi sto divertendo, sono a metà gara, sto andando su molto bene. Avanti così, vai! Però sto andando bene, speriamo di non pagare dazio dopo, però avanti così, vale. Arcobaleno, non so se si vede. Adesso si va verso il monte Moneglia, al 26esimo chilometro. Monte Moneglia, 3 ore e 23 minuti. Ora si scende appunto verso Moneglia. 12 minuti di vantaggio sul mio target. Si preannuncia una gara spettacolare. Per adesso sto abbastanza bene, però ho già fatto 1600 metri di dislivello, le gambe cominciano un po' a sentire la fatica, ma tutto sommato bene. Moneglia! Spiaggia di Moneglia! 30 km, 3 ore 49. Il vantaggio sul runner 2 mi fa pensare che potrei anche arrivare sotto le 6 ore 30, addirittura. Bene, bene. Adesso si sale su al Monte Comunaia e secondo me è la parte critica di questa gara. Ho superato quello, se lo supero bene,
siamo 80-90% del target, dell'obiettivo, che è di stare sotto le 7 ore, ma di questo passo sono molto sotto le 7 ore. Vai qua sopra, Monte Comunale, ancora un attimino. Ah, non ho ancora. Però è poco, eh. Sono stato preso dai crampi, è stata una salita veramente devastante. Pensavo di fermarmi, sono riuscito comunque. Quattro ore, 33 minuti. Speriamo, adesso al prossimo ristoro prenderò un po' di sali, perché mi ero portato delle pillole di sali, le ho messe in tasca e poi con la pioggia si sono sciolti, per cui sono senza sali. Speriamo. Questo è il Monte Comunaglia, adesso si scende, 4:36. Nonostante il rallentamento per i dolori muscolari, il vantaggio è ancora solido su tutti e tre tempi di riferimento. Speriamo che le gambe reggano, perché sono al limite. Il crampo, ma un po' devastato a livello crampi proprio. Non avendo con me i sali, ho pagato. Adesso anche la discesa, devo stare attento. L'importante è adesso che non mi venga il crampo che mi fa fermare. L'importante è andare avanti senza forzare troppo. Cerco di gestire la cosa così. Il tesoretto di minuti che avevo accumulato l'ho un po' perso, però sono ancora dentro il target. C'è ancora Punta Manara, 38,75 km, prossimo checkpoint è al 40,8 km, arriva Trigoso. Checkpoint, arriva Trigoso, 5:32. Nonostante il calo, grazie all'eccezionale performance nella prima parte della gara, sono ancora ottimista sul raggiungimento dell'obiettivo finale. Mancano ancora 6 km. Ma ce la farò a farli in un'ora. Se li faccio in un'ora è un tempone. Altrimenti credo che comunque il target delle 7 ore ci stia dentro la grande. I gradoni di questa salita finale, Punta Manara, checkpoint, 6:03. Questi gradoni mi hanno dato il colpo finale alle gambe. La situazione ora è molto critica, ho paura di fermarmi e procedo piano piano. Con stupore sono ancora in vantaggio sul runner 2. Per fortuna riesco a camminare, mancano 3 chilometri e mezzo. Adesso faccio passare un attimo il dolore alle gambe e poi riprendo a correre. Ecco Sestri, arrivo. Peccato, sarebbe stata una gara fantastica senza i crampi, però dai, la prima gara dell'anno è andata più che bene, via.
dai. Ale. Ed abbiamo un altro finisher con il numero 99, eccolo qua, complimenti, bravissimo. Bravo. E poi all'arrivo anche il 266, bravissimo, complimenti. Grazie. Le foto per EnduPix, sul tuo sito potete trovare domani le vostre immagini di questa settima edizione. Peccato, ma non per il tempo, perché mi stavo veramente divertendo. Ma poi dopo che i crampi, no, è stata una sofferenza, l'ho portata a casa, va bene, ma non va bene, non mi diverto, basta, questa volta qua stavo veramente bene, purtroppo sono stati i crampi, però dai, 5 ore e 38, volevo farla sotto le 7, 6 ore e 38. Volevo farla sotto le 7 ore. Grazie Francesco Pupi per l'aiuto del tuo durante il training plan. Alla fine è stato veramente proficuo. Grazie Francesco. Sotto le 7 ore, mi ero fatto la tabellina per farla in 6 ore e 50, perché pensavo che con 6 ore e 50 a podio ci sarei andato. In effetti a podio ci sono andato con 6 ore e 38, anche se è il secondo posto, però tutto sommato dai, sono soddisfatto, un po' di amaro in bocca perché se non avessi fatto quella cappella lì delle pillole dei sali minerali, magari ci sarebbe saltato il primo di categoria. E allora togliamo questo amaro di bocca con una bella birra artigianale. Andando alle 15 settimane di questo piano di allenamento, secondo me i punti che hanno fatto la differenza rispetto a come mi sono sempre allenato negli anni precedenti sono regolarità nelle uscite, chilometraggio distribuito lungo la settimana e non concentrato solo nel weekend. Lo so, lavoriamo, abbiamo poco tempo, a volte stiamo tutta la settimana a non fare niente e poi il fine settimana ci massacriamo coi lunghi da 50 km, 6, 7, 8 ore, come negli altri anni facevo. Poi sono stati secondo gli allenamenti di forza, sia indoor che nei sentieri, con le classiche ripetute in salita. Con questo mi hanno rafforzato molto bene la gamba, mi sono sempre sentito sicuro, specialmente nelle discese, per cui la forza serve. Il terzo è mantenere il focus sull'obiettivo finale, evitando di fare il fenomeno in allenamento e mantenere la forza appunto per la gara. Easy run significa corsa facile e serve per recuperare. Il riposo è parte fondamentale di un piano di allenamento. Come già detto in precedenza, se poi pago un coach, mi conviene attenermi a quanto dice, facendone poi tesoro per il futuro. In conclusione, missione compiuta. Semi delusione a parte, lo scopo era migliorare e 6 ore e 38 minuti, nonostante i crampi, lo dimostra. 80esimo su 257 partiti, secondo di categoria, il primo ha chiuso in 6 ore e 24, 14 minuti in meno di me. Ce la saremmo potuta giocare. Ora ho la consapevolezza che se riesco ad allenarmi bene, posso divertirmi alla grande. Sia come puro piacere di correre, che è la cosa più importante, che come risultati agonistici, che sono la classica ciliegina sulla torta. Ora andrò avanti fino a giugno, ancora con coach Francesco, per cui seguitemi per capire se può un caprone come me salire ancora di livello. Ragazzi, qui abbiamo Alberto,
Ciao, ciao. Anche lui, ciao, finisher ciao. Della 46. Quanto ci hai messo? Sono arrivato adesso 7 ore e 40. Va bene, dai, sei divertito? Sì, bella, dura, ma... Crampi ti sono venuti a te? Crampi mi sono venuti. E allora anche a te, guarda. Allora... Ho seguito il tuo video dell'anno scorso. Guarda, anche a me sono venuti i crampi. Alla fine i crampi arrivano. Arrivano. Comunque, brindiamo. Sì. Sempre finire una gara è sempre bello. Alla grande. Poi finirla con una bella birra artigianale, ancora meglio. Ciao a tutti.